Sofietta, vuoi presentarci? Di che è distrofia muscolare di Duchenne di Becker? E che cos'è? Scriviamolo a loro. Ah, lo sanno loro. Ah, non è che si muovono solo. No. Ma perché tu non studi mai? Duchenne Becker. Sembra tremenda. Invece non lo è. Vediamo però come Parent Project affronta questa tematica e soprattutto attraverso quale fondamentale strumento voi siete radicati sui territori. Certo, innanzitutto buonasera a tutti voi. La distrofia muscolare di Duchenne Becker è la forma più grave di distrofia muscolare che colpisce i bambini fin dai primi mesi e anni di vita. Sostanzialmente Parent Project nasce... Quanti casi ci sono? Allora, ci sono circa 5.000 casi in Italia di bambini affetti dalla patologia e la nostra associazione nasce proprio nel 1996 da un genitore, perché ricordiamo la cosa più importante è che è un'associazione di genitori con bambini affetti dalla patologia. Nel 96 appunto Filippo Buccella, il presidente dell'associazione, fonda Parent Project Onlus perché era necessario intervenire su scala nazionale e internazionale per finanziare la ricerca scientifica di questa patologia per la quale ancora non esiste una cura e soprattutto assistere le famiglie su tutto il territorio nazionale. Quindi ricerca e supporto concreto alle famiglie. Esatto. In che modo? Finanziamo quindi la ricerca scientifica attraverso la raccolta fondi e allo stesso tempo sosteniamo le nostre famiglie sul territorio attraverso il nostro centro di ascolto che le segue dall'integrazione scolastica dei loro bambini all'integrazione lavorativa dei ragazzi più grandi, all'assistenza legale e così via. Accompagniamo quindi il percorso di una famiglia dal momento in cui viene diagnosticata la patologia agli anni a seguire. E qual è il vostro punto di forza? Esatto, chiaramente la parola fondante della nostra associazione non può essere se non il volontariato. Prima abbiamo parlato di impegno, di passioni, senz'altro quello che fa la differenza per una cittadinanza che sia realmente attiva è l'impegno a vedere nell'altro qualcosa che ti può arricchire, nell'aiutare l'altro, qualcosa che ti può rendere migliore e soprattutto più consapevole di essere un cittadino del mondo. Il volontariato ha fondato la nostra associazione perché i nostri genitori sono i nostri primi volontari. Quindi siete tutti volontari? Sì. E poi chiaramente nel tempo si è arricchita di tante altre persone che hanno deciso di sostenere la nostra causa e di appoggiarci nelle maniere più svariate. Parliamo da campagne dedicate alla realizzazione di piccoli gadget artigianali che servono per i banchetti di raccolta fondi, all'impegno nelle scuole, alle compagnie teatrali. Ognuno ha fatto della propria passione una occasione di volontariato e di sostegno per gli altri. Senti, io so che voi avete a che fare con cittadinanza attiva. Esatto. Puoi dirci qualcosa su questo? Sì, noi siamo appunto amici di cittadinanza attiva, abbiamo insieme un progetto molto importante che è legato all'audit civico, che è proprio una metodologia di valutazione ed è importantissimo come progetto proprio perché in un certo senso richiama anche quello che abbiamo detto prima, perché è la prima occasione di valutare l'accessibilità di strutture, di protocolli e di prassi terapeutiche all'interno degli ospedali proprio grazie alla collaborazione di familiari, medici che insieme valutano appunto l'andamento del percorso terapeutico all'interno di determinati centri in tutta Italia. Quante persone fanno parte della vostra associazione? Allora, noi contiamo su 600 soci, oltre 200 volontari e poi chiaramente uno staff all'interno della sede che porta avanti tutte le attività e moltissimi sostenitori. Insomma, un bel numero. Sì. Invece, Marisa, vuoi raccontarci come hai conosciuto Parent Project e qual è stato il tuo percorso per te all'interno dell'associazione? Sì, diciamo, io ho conosciuto Parent Project un po' per caso, attraverso un'altra associazione, Roma Altruista. E l'idea era un po' quella di mettere a disposizione dell'associazione la mia esperienza e la mia competenza professionale da psicologa specializzata nel sostegno delle famiglie. Quindi sicuramente un'associazione come Parent Project fatta da famiglie e che lavora con e per le famiglie sembrava il contesto più adatto dove spendere questa mia competenza.
Inizialmente ho iniziato a collaborare con il centro ascolto in modo volontario e dopo alcuni mesi questa opportunità di volontariato si è trasformata in un'attività professionale. Mi dicono che devi portare la telecamera. Ah, ecco. Si è trasformata in un'attività professionale. E questo anche rispetto al fatto che le richieste che arrivano al centro ascolto sono sempre maggiori e l'associazione cresce a livello nazionale, abbiamo sempre più sedi sparse sul territorio. Il centro ascolto offre una serie di servizi, come ha già accennato Nicoletta, che vanno dal sostegno psicologico alle famiglie rispetto alla comunicazione della diagnosi, all'integrazione scolastica, ma anche una serie di consulenze a livello legale, grazie anche per esempio un protocollo d'intesa che stiamo mettendo in atto con Cittadinanza Attiva, che stiamo cercando di costruire con Cittadinanza Attiva. E poi quindi abbiamo... lavorate anche in rete, pure questo è il vostro punto di forza? Assolutamente sì, la nostra equipe è un'equipe multidisciplinare costituita... Facciamo una domanda al pubblico. Vai, ascoltiamola. Vai, la tua. Vai, per quello con il dito alzato. Però breve, abbiamo poco tempo. Breve. Ma se uno vuole venire a fare qualche viaggetto con voi, sì, come deve fare? Cioè, se io non ho la distrofia di Duchenne, però ho un po' di crampi vari, cose, posso partecipare lo stesso? La vecchiaia pure. Assolutamente, chiunque può dare il proprio contributo. No, io voglio viaggiare. Puoi anche viaggiare con noi. Viaggiamo tantissimo in tutta Italia, incontrando le famiglie, i nostri bambini e ragazzi, quindi senz'altro sei il benvenuto. Senti, nella... ci lasciamo con il vostro sito internet. Sì. Vogliamo ricordarci a chi ci ascolta? Certo, www.parentproject.it. Come si scrive Parent Project? Parent Project. Proprio inglese. Grazie. E adesso abbiamo un pezzo di teatro. Nessuno ebbe il tempo di capire. La nave si piegò in due e colò a picco. Mentre il legno affondava, sembrò di udire il canto di sirene. Anche il firmamento era stato sommerso in quella tenebra, catturato dall'acqua, preso insieme a quegli occhi e a quelle mani, agli approdi negati, agli appigli non trovati. Neppure una rete, una tavola di legno, uno scoglio, nulla di nulla che non fosse acqua. Tutto era acqua. Trattenevo il respiro ogni volta che il mare mi tirava di sotto. Trattenevo il fiato fino a sentirmi scoppiare i polmoni e sputavo fiotti di morte ogni volta che l'onda mi riportava a galla. Sentivo i fratelli stringermi addosso, alle gambe, alla camicia strappata, ai capelli. Sentivo i fratelli avvinghiati all'ultimo minuto di vita. Non si può morire così lentamente, con il tempo di piangere come un bambino. Morivo mentre contavo quegli occhi e quelle mani tutt'intorno, ingoiati dall'abisso, bevuti dalla notte. Adesso mi arrendo. Cosa vuoi che sia? Le acque ci hanno strappato all'abbraccio del mondo e alle nostre vite. Annegati e negati come fantasmi, spettri obliqui, incubi invadenti da dimenticare in fretta. Ora i nostri occhi riposano nell'oblio delle vostre coscienze. Così stabilì la sorte e nella legge la nostra condanna. Clandestini in vita e anche da morti. Un viaggio su 10 si impiglia sul fondo. Il pacco dei semi si sparge nel solco scavato dall'ancora e non c'è lembo di terra che ci abbracci e rassicuri il nostro sonno. In questi abissi clandestini non c'è pace nei corpi abbandonati. Assumono pose ridicole, grottesche, giullari macabri che si fanno beffe dei vivi.
I loro corpi vengono ributtati perché sbattono in faccia oscenamente la fragilità della vita. E rimangono così, sul fondo del mare, come goffamente atteggiati in una specie di passo di danza, come se la morte avesse pietrificato nella stiva invasa d'acqua le convulsioni del terrore. Il mare ci rapina e siamo ostaggi. A casa ci hanno dato per dispersi. Ci avranno dimenticato, avranno rimosso. Sperare in fondo è l'alibi dei pazzi. Partimmo senza sole e senza luna, di stelle poche tra nuvole gonfie. Mercante di persone il timoniere virava a colpi di catarro e smorfie. Abbiamo nuotato senza vedere, senza una rotta, senza una via, senza una sponda, soltanto il mare, senza una via. Ci dissero tranquilli è tutto a posto, e siamo tutti nella stessa barca, ma l'onda già faceva il mare grosso, e come una bocca aperta la risacca, a poppa coi gran fili di puttana, spavaglie con la giubba salvagente, e a ripetere tranquilli non temete, vedete restremo tutti a galla. Abbiamo nuotato senza vedere, senza una rotta, senza una via, senza una sponda, soltanto il mare, senza una via. Qualcosa salto via dalla maniera, la prora lacerata inizio a bere. Poppa quei gran fili di puttana, spavaglie con la giubba salvagente, e a ripetere tranquilli non temete, vedrete resteremo tutti a galla. Abbiamo nuotato senza vedere, morsi dai crampi, stretti dal buio, senza una sponda, soltanto il mare, senza una via. Senza una rotta, senza una via, senza una sponda, soltanto il mare, senza una via. Grazie. Allora, adesso volevo scambiare due battute con voi riguardo appunto queste canzoni, questo spettacolo. Appunto, la prima domanda che mi viene è sapere perché avete voluto, chiedo a te Irene, perché hai voluto appunto mettere in scena questo fatto, questo avvenimento così tragico? Da che cosa è nata l'idea? L'idea segue semplicemente il cuore di Emanuele, perché lui aveva già scritto questa canzone, quindi questo spettacolo nasce intorno a questa canzone. Io incontro il libro di Giovanni Maria Bello, I fantasmi di Porto Palo, che è un libro veramente incredibile. Lui è un giornalista di Repubblica che racconta di questo naufragio, ce ne sono tanti purtroppo, però questo è un naufragio fantasma perché rimane in fondo al mare, sepolto insieme alla barca che non è mai stata recuperata purtroppo, insieme alle vittime. E ho letto anche, diciamo, sono state volute nascondere le prove di questo tragico incidente da parte dei cittadini di Capopassero, di Porto Palo di Capopassero. Ma perché è stato voluto fare questo? Insabbiatura delle prove? Perché
La natura umana, secondo me, non va mai giudicata e purtroppo l'omertà è una realtà sociale, antropologica, diciamo, che fa parte della vita degli uomini e anche della nostra. Quindi loro probabilmente si sono spaventati, sai, nello spettacolo noi lo diciamo proprio senza retorica, senza giudizio. Ognuno agisce secondo quello che può fare. E loro, di fronte alla fragilità della vita, appunto sbattuta in faccia da questi cadaveri, da queste prove del naufragio che ripescavano ogni giorno nelle loro reti, probabilmente si sono trovati davanti a una cosa troppo grande per loro e non l'hanno potuta affrontare, non ce l'hanno fatta.